Lontana, mancano tanti punti, ma la vittoria così vi dà tantissimo morale. Sì, come ho detto prima, dopo una vittoria a San Siro sofferta, ripresentarsi con questa intensità e questo approccio mentale non era semplice. È stato bravo il mister tutta la settimana a tenerci, tra virgolette, calmi e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra di qualità e contro un ottimo Cagliari che ha giocatori di tanti anni che fanno Serie A. Oltre alle giocate, dei singoli e ai gol, sorprende la grandissima organizzazione di una squadra che è stata costruita, diciamo, da poche settimane. Sì, sicuramente siamo 16-17 di nuovi e quindi un po' di integrazione, un po' di mettersi tutti insieme non è semplice. Infatti magari le prime giornate eravamo un po' frastornati, però abbiamo fatto spero buone prestazioni. È stato bravo il direttore e il mister a assemblarci subito e a fare i complimenti a loro e noi dobbiamo solo dare il nostro risultato in campo. Quella per te è una porta stregata. Ha rimandato l'appuntamento col gol che poi li hai sempre fatti, quindi. Sì, un po' mi girano un po' perché potevo fare gol anche oggi, però prima o dopo deve entrare perché si sono per fatti in carriera, quindi farò anche qua. Partita intelligente, d'attesa, chiusura degli spazi, poi ripartenze, e questo è il vostro calcio. Ah, dipende dalla partita, il mister l'ha preparata così e fai tanto di cappello al mister che l'ha preparato in questa maniera e i risultati si vedono. Ecco, 7 punti, cosa vuol dire 7 punti? Cioè proiettarsi verso altri orizzonti oppure pensare solamente alla salvezza? Ma credo che sia presto per guardare la classifica, i punti. Bisogna mettere questa mentalità che dobbiamo soffrire in ogni partita. La Serie A è un'altra categoria rispetto all'altra precedente che ha fatto il Parma. Ci sono anche giocatori di un certo tipo che in questa squadra e si vede. Credo che dopo di volta in volta il mister è bravo per dare le partite. Ultima per me, la gara con Napoli, come si prepara dopo la vittoria? Se paradossalmente per voi è più facile giocare contro una squadra come il Napoli che contro il Cagliari? Siamo più consapevoli forse dei nostri mezzi adesso, siamo una squadra che si vede anche se aiuta in campo e questo è un grande pregio. Adesso andiamo a Napoli che sarà un'altra trasferta insidiosa, difficilissima contro dei campioni e proveremo a fare il nostro meglio e se saremo bravi faremo dei punti. Ti chiedo anche un giudizio su Gervinho, dopo il gol hai fatto un gesto, come dire, che gol che hai fatto. Sì, già è un campione, bisogna fare solo i suoi complimenti e tenerselo stretto.